Allora, in questa lezione, in questo tutorial, esporrò un esercizio che in sostanza ho già fatto vedere un po' un qualche mese fa sul mio canale ed è un esercizio propedeutico su cui ribatto chiodo perché è veramente troppo importante per chi desiderasse cominciare a disegnare e disegnare se lo facesse già bene, ok? Allora, si tratta di eseguire, di tracciare delle linee il più dritte possibile, ottenendo alla fine anche un risultato abbastanza apprezzabile, devo dire, al di là se piace o meno a livello artistico di astratto. Ok, partiamo. Io, per rendere le linee più visibili a voi fruitori, utilizzo un lampo steel, come potete vedere. Ok? Voi potete utilizzare o la matita o una birra o una penna. Ecco, ripeto, per motivazione di chiarezza mentre disegno preferisco utilizzare, così è molto più visibile, il lampo steel. Buon divertimento, partiamo. Innanzitutto ad occhio, adesso prendo un po' di misure, diciamo che partiamo qui dal 9, no, dall'8, va. Come margine disegno un quadrato adesso. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni perdendo le. Ok. Da qui. Un vento 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra. Ecco fatto. Presi i riferimenti. Con la riga, ecco, qui posso usarla, la riga, non c'è problema. Oggi vi faccio fare la scorpacciata di Battiato. È impossibile che non piaccia questo maestro. Ok, spero e penso che si veda. Ok, cosa faccio ora? Sempre con la riga, per avere linee più precise. Scompongo, suddivido il rettangolo ottenuto attraverso una croce aggiuntiva di Sant'Andrea. Qui e qui. Ecco fatto. Così ottengo il punto centrale. Suddivido il rettangolo in due parti, sinistra e destra, e infine attraverso una linea centrale parallela a quella superiore e a quella inferiore, divido in alto e basso lo stesso rettangolo. Ecco, 8 triangoli che compongono e formano questo rettangolo. Da ora mano libera. Allora, tutto ciò che disegnerò nei 4 triangoli a sinistra
lo disegnerò andando in senso anti-orario. Tutto ciò che invece esporrò sul lato destro lo disegnerò a livello e in senso orario invece. Chiaro, no? Perfetto, partiamo. Si tratta di, partendo dal centro, ripeto a sinistra, partiamo da questo triangolo in alto a sinistra, di effettuare dei tracciamenti di linee in questo modo. Guardate, così capirete cosa devo fare, cosa dovrete fare. Non preoccupatevi se fate linee, diciamo, tremolanti, soprattutto all'inizio. Ben vengano, perché poi vi dimostro come mascherarle. Tenete conto che io non posso sbagliare perché utilizzo un lampostilla a inchiostro. Con la matita invece si può anche cancellare. State leggeri se utilizzate la matita, così fate sempre tempo a cancellare senza creare mastroppi e obbrobri. Prima di partire stabilizzatevi sul punto di partenza e visionate già il punto d'arrivo, in questo caso qui, va bene? E tracciate una linea sicura. Ok, più o meno. E continuate in questo modo, disegnando, come avete potuto notare e constatare, dei triangoli concentrici, l'uno dentro l'altro. Io utilizzo molto questo tipo di esercizio per scaldarmi prima di effettuare dei disegni importanti. Chiaramente è quando ho il tempo. Fare questo esercizio con fretta significherebbe vanificare l'impegno che ci mettiamo nell'ottenere lo scopo. Ecco, quindi se avete fretta non fatelo. Fatelo quando siete nella giusta quiete. Ripeto, non preoccupatevi se le linee verranno storterelle, col tempo le migliorerete, anzi devo dire con costanza anche in poco tempo. E avrete le vostre prime soddisfazioni. È un esercizio adatto a tutti e tutti possono cimentarsi nell'eseguirlo. Bene, ora effettuiamolo a destra, quindi partirò e la rotazione avverrà in senso, come detto precedentemente, orario. A livello speculare rispetto a quello di sinistra. Nel frattempo colgo l'occasione per segnalarvi che sto finalmente concludendo il video molto molto importante a livello didattico, il tutorial sulla prospettiva.
ho messo un po', lo sto concludendo in questi giorni, abbiate ancora un po' di pazienza, ma è molto interessante, è indicato soprattutto per tutti, anche gli artisti navigati, ma soprattutto per coloro i quali avessero delle difficoltà nel capire la prospettiva. Quindi seguitemi e attendetelo con un po' di sana ansia e pazienza. A volte hai bisogno proprio di quella canzone. Non questa. Cercate di ottenere spazi, interspazi più o meno omogenei. Così va meglio. Ascolta. Che è quello anche uno degli scopi di questo esercizio. Dal momento che iniziate la linea siate sicuri, decisi e non titubanti. Sapevi che Spotify crea una playlist? Partite per finirla. Tutti i lunedì trovi una nuova playlist di 30 canzoni. Poi, come diciamo a Napolo, nessuno nasce imparato. Nessuno nasce maestro. Perciò, quando senti una canzone che ti stuzzica le orecchie, premi il pulsante a forma di cuore per averla. Pertanto, ripetete. Ok, ripetiamo la stessa cosa qui a sinistra. A sinistra chiaramente vi ricordate che dobbiamo andare in senso antiorario. Ecco fatto. Sulle spine dorsali. Ecco, questa è venuta leggermente più larga delle altre, poco male, non importa. L'importante è che sia dritta la linea. Certo che più precisi siete e più ottenete un effetto anche di sfumature notevoli e quindi di bellezza. Sto effettuando lo stesso tema che ho improvvisato inventandomelo di sana pianta ieri nella diretta che ho esposto sul mio profilo Instagram. Ho visto che è venuta bene, quindi ve la ripropongo su YouTube. Molto interessante questo effetto di concentricità della figura geometrica. Ok, idem a destra, in senso orario. È importantissimo saper tracciare linee dritte nel disegno. Sì.
se utilizzate la matita potete anche sperimentare l'effetto che si può ottenere tracciando questo disegno, queste linee, attraverso la variazione e la modulazione della pressione della matita stessa, attraverso la mano chiaramente. E notarne le differenze anche, sperimentate. Più esagerato, ma poco male. Ecco fatto. Non andate a lavorarci molto se sbagliate, come in questo caso, perché correreste il rischio di effettuare un errore ancora più grande. Pertanto accettatelo e procedete con nonchalance. Allora, questi chiaramente sono esercizi propedeutici, tecnici, che possono apparire noiosi, ma rimangono comunque pure esercizi fondamentali per disegnare bene, quindi fateli tanto. Per rendere meno noiosetta la cosa, nel canale YouTube, in questo canale, ho creato una playlist dove, molti di voi si sono già accorti, inserirò un altro mio settore artistico relativo al modellismo che effetto con del cartone cardboard. Infatti ho inserito il mio primo modello di una casa in stile fantasy, visto che non volevo impegnarmi più di tanto, sbattermi più di tanto, e ho creato questo modello totalmente in cartone per dimostrarvi che l'arte è totale, nel senso che nell'effettuazione di questo modello faccio confluire sia le mie capacità di disegno a quelle di modellista. Infatti gli interni della casetta che ho effettuato, che potete vedere, che ho messo prima di questo video, oltretutto, di questa diretta, ho disegnato le pareti dei muri interne e soprattutto il pavimento con matite colorate, i carandaggi, i pastelli carandaggi, sfruttando quelle che sono le mie capacità di disegnatore. E l'effetto veritiero è veramente eccezionale, devo dire, non perché l'ho fatta io, è venuta bene, dai. Difficilmente mi accontento di ciò che faccio, questo è venuto benino. Quindi chi volesse imparare un po' di modellismo e essere correlato comunque al disegno, ciò che spiegherò, mi segua anche in questo settore artistico, che è molto molto divertente e a mio avviso decongestionerà un pochino dall'attenzione, dalla teoria e dalla a volte noiosità che questi esercizi elargiscono, perché bisogna comunque farli. No pain, no gain, si dice in inglese, dicono. Ok, bene. Ora a festa, in senso, ditemelo voi, orario. Cerchiamo di effettuare triangoli concentrici precisi il più possibile. Se le linee fossero troppo tremolanti non c'è problema, continuate, insistete, vedrete che bei miglioramenti riuscirete ad ottenere. Oh.
consiglio a tutti voi di utilizzare comunque la matita, perché se fate errori potete cancellare tranquillamente. Niente. Per chi si fosse messo in collegamento ora, avete già capito che oggi Alessio vi farà fare, con questo tutorial, una scorpacciata di Battiato. Non vi piace Battiato? Peggio per voi. Non sapete cosa vi perdete. Ecco fatto, va bene? Facciamo questo a sinistra in senso anti-orario. Cioè partiamo da qui. Disegniamo la nostra linea e procediamo nella direzione anti-oraria. Vedete? Dal punto di origine mi allargo. Siamo in fretta? Certo. Anche suoceri? E tre cani? E non va l'aria condizionata? Chiaro? C'è anche il bimbo che dorme. Come no? Se si sveglia lo tengo in braccio io. Basta sbattimenti, mettiti comodo. Su Now TV hai la Serie A Team con 7 partite su 10 ogni turno, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League. E puoi guardare per un giorno, una settimana o ogni mese. Now TV. Tanto calcio, zero sbattimenti. Info e costi su nowtv.it. A volte hai bisogno proprio di quella canzone. Dissorbite anche la pubblicità. Non questa. No, neanche questa. Così va meglio. Ascolta On Demand con Premium. Scegli la canzone giusta al momento giusto con Spotify Premium. Ok. Clicca su. Concludiamo con questo a destra in senso in direzione oraria. Partiamo da qui. Cosa c'è di meglio che avere milioni di canzoni a portata di polpastrello gratis? Semplice, avere anche migliaia dei podcast più seguiti al mondo a portata di orecchio. Su Spotify puoi ascoltare show internazionali comici, di politica, di intrattenimento, sportivi, di business, sui gatti, sul business dei gatti che fanno sport. Praticamente qualsiasi cosa desideri. Qualunque sia la tua nicchia preferita, Spotify è il podcast che fa per te. Tocca il banner per scoprire le trasmissioni in corso. Dai, in parte sono riuscito a nascondere questo puntino, dai, vabbè. Puntino di inchiostro spizzato via. Avrei bisogno di
schizzato via in modo liberatorio, totalmente distaccato dalla mia volontà. Capita. E voilà, le gestioni. Bene, diamo un tocco di, che ne so, va, facciamolo tifare per la Juve, questo disegno. In modo alternato sto riempendo di nero degli spazi, uno sì e uno no. Abbiamo quasi fatto. Ha mandato indietro il video, i due video, se non capite dei passaggi, ma deve essere abbastanza chiaro, ecco, mi pare. Ecco, qui risolvo la situazione in tal modo, allargo un po' qui. E cerco di aggiustare con la colorazione nera lo spazio che mi era venuto malino. Cerco, ho detto, E via. Brani, se, anche se vecchi, di immutevole e immutata bellezza per me. Mi ricordano la mia gioventù. Gusti musicali a cui dovrete abituarvi. Battiato, Branduardi. Angelo, Edoardo Bennato soprattutto, Le Orme, Litfiba, vi farò, se non li conoscete, conoscere almeno musicalmente questi artisti. Quando disegno, devo dire, ascolto molto anche Philip Glass, che è uno strumentista, un pianista, musicista, tastierista anche di elettronica eccezionale, definito da molti un artista minimalista, nel senso che attraverso l'esecuzione di ripetute e ossessive note ottiene delle opere incredibilmente affascinanti e che prendono. Philip Glass. E non dimentichiamoci i Tangerine Dream, ve li farò conoscere, musica elettronica degli anni 70-80. Ragazzi, io mi fermo qui, potete continuare in pratica in modo autonomo a sbizzarrirvi con la vostra fantasia e a ottenere soddisfacenti sensazioni, probabilmente meglio di quelle che io vi ho cercato di veicolarvi ora, va bene? Bene, è finito così la seconda parte di questo tutorial, che è dedicato a chi comincia e volesse farlo nel modo più adeguato possibile. Non dite più che non siete capaci di disegnare. Ciao a tutti e buon disegno, alla prossima!